La famiglia di oggi non è solo oggetto di evangelizzazione, ma anche soggetto primario nell'annuncio della buona novella di Cristo nel mondo. La Relatio ante Deceptationem del Cardinale Peter Ardoa ha abbracciato i vari e delicati temi al centro della terza Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema le sfide pastorali della famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. Il Relatore Generale dell'Assise ha invitato tutti a guardare alla famiglia con speranza e misericordia, perché questa cellula fondamentale della società non è un modello fuori corso, ma può essere il punto di partenza per una rinnovata civiltà umana. La famiglia è quasi l'ultima realtà umana accogliente in un mondo determinato pressoché esclusivamente dalla finanza e dalla tecnologia. Impossibile, ha proseguito, non riconoscere i fattori disgreganti che minacciano questo patrimonio dell'umanità: la separazione, il divorzio, una diffusa mentalità egoista che si chiude alla vita con la preoccupante crescita della pratica abortiva, oltre a forme ideologiche come la teoria del gender o l'equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio tra uomo e donna. Per quel che concerne i divorziati che si sono risposati civilmente, non pochi ribadiscono che bisogna tener conto della differenza tra chi colpevolmente ha rotto un matrimonio e chi è stato abbandonato. La pastorale della Chiesa dovrebbe prendersi cura di loro in modo particolare. I divorziati risposati civilmente appartengono alla Chiesa, hanno bisogno e hanno il diritto di essere accompagnati dai loro pastori. Ribadendo l'indissolubilità del matrimonio, il porporato ha insistito poi sull'importanza della formazione dei fidanzati, così come sull'accompagnamento degli sposi attraverso le difficoltà della vita, precisando che dietro le tragedie familiari c'è molto spesso una disperata solitudine. Infine, data la diversità delle situazioni, il cardinale Peter Ardoa ha evidenziato la necessità di trovare linee direttrici chiare affinché i pastori delle comunità locali possano concretamente aiutare le coppie in difficoltà, evitando le improvvisazioni di una pastorale fai da te. In concreto, ci viene chiesto prima di tutto di porci a fianco delle nostre sorelle e dei nostri fratelli con lo spirito del buon samaritano, essere attenti alla loro vita, essere in particolare vicini a coloro che sono stati feriti dalla vita ed aspettano una parola di speranza che noi sappiamo solo Cristo può darci. Il mondo ha bisogno di Cristo. Subito dopo l'intervento del Relatore Generale si è tenuta una conferenza in Sala Stampa Vaticana alla presenza, tra gli altri, del Cardinale André Ventrois, Arcivescovo di Parigi e Presidente Delegato. Quest'ultimo si è soffermato sulla differenza che c'è tra un sinodo e un Parlamento, dove una maggioranza vince e una minoranza deve adeguarsi. Non siamo pas là pour dégager une majorité sur des positions qui auront été. Non siamo là per conquistare maggioranze su posizioni presentate, siamo là per lavorare al fine di far crescere una volontà comune nella Chiesa. Et évidemment, puisqu'il s'agit de faire apparaître une volonté commune, il ne s'agit pas de décider. Evidentemente, dato che si tratta di far risultare una volontà comune, non di decidere praticamente quel che si farà in ciascuna diocesi del mondo, sarebbe completamente illusorio, la volontà comune sarà di mobilitarsi su obiettivi più precisi e più chiari possibili e che lascino tutto lo spazio di azione e di messa in pratica alle chiese particolari.